Eccoci, sì, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, grazie Lorenzo, grazie come sempre ad AIAS per l'organizzazione e l'attività di segreteria. Buonasera a tutti quelli che sono collegati. Questo video forum per me, per noi è molto importante, al di là e al pari dell'interesse per i contenuti che verranno trattati da Stefania Calosso e Chiara Piccaglia, perché è il primo video forum che organizziamo noi come nuovo gruppo dell'Organizzazione regionale per l'Emilia-Romagna di AIAS, e quindi insomma per noi è un primo esperimento che ci fa molto piacere fare insieme a noi, e siamo contenti che ci sia stato anche grande interesse su questo argomento. Il mio ruolo è solo di presentazione e di minima moderazione per quello che dovesse eventualmente servire. L'argomento di oggi è un po' particolare, sicuramente innovativo, mi permetto di dire, perché vuole essere una panoramica sicuramente interessante, che ovviamente non può essere esaustiva di tutti gli argomenti su questo tema. È una panoramica sulla normativa in materia di gestione dei dati, in materia, diciamo così, di privacy. Poi Stefania Calosso sicuramente meglio di me potrà spiegare questi aspetti, e in particolare quelli che sono i punti di contatto con quella che è la normativa antinfortunistica, e in particolare con i doveri dell'azienda, e in particolare di chi ricopre dei ruoli all'interno dell'azienda, in particolare per quanto riguarda di chi faccia parte del servizio di prevenzione e protezione, HSE manager, RSVP, o comunque in generale di coloro che all'interno dell'azienda si trovino a trattare il dato, e che magari, come dire, svolgono queste attività con enorme consapevolezza sotto il profilo della loro sensibilità sotto gli aspetti prevenzionistici, e quindi quello che è l'impatto sotto il profilo della sicurezza sul lavoro. A volte un po' meno, mi permetto di dire, sotto il profilo degli impatti e delle responsabilità sotto il profilo GDPR e diciamo così, codice privacy. Quindi l'idea è quella di, ripeto, riservandoci, anzi avendo già in programma un approfondimento di altri incontri su questo tema, che andranno a declinare in maniera più dettagliata la disciplina, quella di cercare di offrirvi una panoramica il più interessante possibile su questi punti di incontro, su questi punti di contatto, e in generale su quelle che possono essere le cautele opportune per gestire correttamente il dato e eventuali responsabilità che possono derivare nei confronti del gestore del dato e dell'azienda. Uso termini ovviamente generici per poi lasciare spazio alle relatrici, appunto nella gestione del dato nella nostra e nella vostra vita quotidiana dal punto di vista professionale. Io lascio la parola a Stefania, e so che Stefania e Chiara si alterneranno poi nella loro relazione. Poi mi riservo magari di interrompervi per farvi qualche domanda o eventualmente delle considerazioni, se vi fa piacere, non vi disturbo. E vi ringrazio tutti e vi lascio la parola. Buon lavoro. Grazie, grazie Francesco, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Come diceva prima Francesco, ecco, noi faremo una panoramica quindi ovviamente di aspetti in maniera assolutamente non esaustiva, perché il tempo è poco, e per cui io entro subito nel vivo dell'argomento facendovi una piccola introduzione per quanto concerne la normativa in ordine alla tutela dei dati personali. Questo richiede brevissimamente di affrontare un attimo il cambiamento di approccio che la nuova normativa sulla protezione dei dati, che è il cosiddetto GDPR, che sarebbe il regolamento europeo 679 del 2016, ha introdotto rispetto alla precedente normativa, che era il codice privacy. Si è tutto completamente ribaltato, cioè siamo sostanzialmente passati da quella che era, possiamo usare così una specie di motto, un one size fit all, cioè una taglia unica che andava bene, cioè che prevedeva una serie di adempimenti che andavano bene per qualsiasi tipologia di realtà, a un approccio tailor-made, cioè
vengono forniti una serie di principi guida e poi ogni realtà deve creare una situazione garantistica in ordine alla protezione dei dati che tratta nel rispetto di quei principi. Quindi, scusate, che stiamo cercando. Ecco, fatto. Sostanzialmente questi sono gli aspetti più importanti. Sparisce il concetto di misure minime di cui al famigerato allegato B, parliamo ovviamente di misure di sicurezza. Nell'allegato B, come forse la maggior parte di voi sa, erano elencate tutte le misure di sicurezza. Una volta adottate quelle, il titolare del trattamento poteva considerarsi a posto. Adesso non è più così, vengono indicate delle misure delle quali si dà una qualche esemplificazione ma assolutamente non esaustiva, che debbono essere adeguate al rischio che comporta il trattamento di quei determinati dati e poi tutto il sistema normativo è improntato al cosiddetto principio di accountability, al principio di privacy by design e by default e all'approccio basato sul rischio che adesso andremo velocissimamente a vedere. Cosa significa principio di accountability? Ovviamente è un termine di derivazione anglosassone che non ha una traduzione diciamo diretta in italiano. Viene tradotto come responsabilizzazione, però in realtà è una traduzione che va a sminuire il concetto. Accountability è composto, come vedete, da to account, che significa dare conto di qualcosa, e ability, cioè essere in grado di. Quindi è un concetto più ampio di, diciamo, di responsabilità. È responsabilizzazione da una parte e dall'altra parte capacità di essere in grado di fornire la prova di essere stati accountable. Questo perché queste due facce della medesima medaglia? Perché se no si corre il rischio che vi sia tutta un'attività per rendere compliant un'organizzazione nel trattamento dei dati teorica, ma che poi non viene messa in pratica, andando così ovviamente a vanificare quello che è lo scopo primario della normativa in esame. Questo principio di accountability dove trova le sue fondamenta? Beh, in vari ambiti, e quindi può essere l'ambito giuridico, quindi quello legislativo, quello amministrativo, quello contrattuale, ma sostanzialmente quello che mira ad ottenere è creare un complesso di misure giuridiche, quindi organizzative e tecniche, quindi a 360 gradi, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi. E qui abbiamo il primo punto di contatto tra la data protection e invece la materia della sicurezza di cui tutti voi siete esperti. Quindi modelli organizzativi simili, paralleli a quello previsto dalla 231 del 2001. E quindi come vedete, come ho evidenziato nella slide, tutto questo per riuscire a dare un risvolto pratico efficace alla normativa. Il principio di accountability è codificato nell'articolo 24 del GDPR, il quale dispone che il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, aggiungo io qui è dato per sottinteso, al rischio che comporta il trattamento dei dati che verrà fatto, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è
conforme al presente regolamento. Ecco, vedete, io l'ho sottolineato per renderlo più immediato, ecco la duplicità del significato del termine accountability, responsabilizzazione e capacità di dar conto di questa responsabilizzazione. La normativa prevede anche, proprio indicativamente, in maniera estremamente generale, come fare ad essere accountable, e quindi attraverso l'adozione, lo leggiamo al secondo paragrafo dell'articolo, di politiche adeguate in materia di protezione dei dati e costituisce altresì indice di accountability l'adozione ovviamente eventuale facoltativa, assolutamente non obbligatoria, di codici di condotta, ovvero di meccanismi di certificazione. Ecco. Cedo la parola alla collega Chiara, prego. Okay, grazie Stefania. Intanto buonasera a tutti. Io proseguo con la trattazione perché i temi di cui hai parlato in questo momento, quindi questi principi cui hai iniziato a fare cenno, sono dei principi non sicuramente nuovi dal punto di vista salute e sicurezza, quindi decreto legislativo 81 e decreto legislativo 231 del 2001. Perché? Perché da una parte l'ultima cosa che hai detto rispetto all'adozione facoltativa di codici è sicuramente tratto comune che lega la materia data protection a quella prevista per la responsabilità amministrativa degli enti, quindi modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 231 del 2001. Perché? Perché in realtà io qua ho riportato alcuni concetti di cui hai appena parlato, quindi il titolare del trattamento mette in atto misure adeguate per garantire una serie di requisiti, e noi sappiamo che l'81 del 2008 e il 231 del 2001 dicono è necessario porre in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire i rischi di cui hai parlato poco fa tu, che sono sicuramente al centro dell'attività dell'RSPP, del datore di lavoro e di tutti quelli che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche di chi si occupa di privacy, di data protection. Quando si parla di essere in grado di dimostrare, quindi il principio di accountability di cui hai parlato tu, Stefania, non è un principio sicuramente sconosciuto a chi si occupa di salute e sicurezza. Perché? Perché sicuramente quello che si deve fare è appunto dare dimostrazione di aver pensato, aver posto in essere delle misure, aver gestito un rischio, in termini diciamo ancora generici, per tutelare il bene. Il bene può essere la salvaguardia, l'integrità, la tutela dei lavoratori, come la salvaguardia, l'integrità e la tutela del dato. E sappiamo anche che le misure, qua tu dicevi a proposito dei dati, sono riesaminate e aggiornate quando necessario. Stesso identico principio che vale ovviamente per il documento principale di cui si occupa l'RSVP e il datore di lavoro, quindi il documento di valutazione dei rischi, che deve essere sottoposto, esattamente come il modello di organizzazione e gestione, a una verifica periodica, a un aggiornamento in caso di eventi particolari, mi riferisco in particolare al DVR, e quindi anche qua riesame, aggiornamento continuo o comunque quando necessario. E adesione a codici di condotta, parlavi di adesione di codici di condotta, sì. Sicuramente l'adesione a un codice di condotta è l'adesione, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del 231 per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, perché è una causa di esclusione della responsabilità l'adozione e l'efficacia attuazione di un modello di organizzazione che prevenga ovviamente i reati della specie di quello verificatosi. Quindi anche in questo caso un tratto a mio avviso comune e forte. Per che cosa? Per dimostrare l'adozione, per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento. Qua ovviamente stiamo parlando degli obblighi, quando parliamo di salute e sicurezza, degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSVP. E io qua vi ho riportato un tratto di una sentenza della Cassazione
che inizia a delineare che cosa debba fare esattamente l'RSVP all'interno dell'azienda quando si parla di gestione. L'RSVP non svolge pacificamente un ruolo gestionale, ma è consulente del datore di lavoro e ha un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico. Poi vedremo come esattamente l'incarico da parte dell'RSVP possa avere dei tratti di estremo interesse dal punto di vista della data protection, però quando diciamo rispetto degli obblighi, quindi dimostrazione di aver rispettato gli obblighi, è esattamente quello che deve fare quotidianamente l'RSVP all'interno dell'azienda, proprio perché deve essere chiamato insieme ad altre figure come garante per dare dimostrazione in caso di evento di essersi adeguato alla norma, quindi di aver soddisfatto il requisito normativo e allo stesso tempo di aver gestito per quanto riguarda l'81 la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e per quanto riguarda il GDPR l'aspetto che attiene al dato, quindi alla protezione del dato. E altro tema in comune, quindi tratto in comune, dimostrazione che il trattamento è stato effettuato conformemente al regolamento, quindi conformemente al GDPR. Anche qua ho riportato una sentenza della Cassazione in cui la Suprema Corte dice: una volta che sono stati forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e si è adempiuto a tutte le obbligazioni, quindi anche qua dimostrazione di aver fatto tutto quello che era necessario per essere conformi al regolamento per i dati e all'81 per quanto riguarda la salute e sicurezza, e non si risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Questa sentenza ovviamente ha a che fare con l'infortunio sul lavoro, ma come vedete i tratti comuni sono molti, perché, come diceva Stefania prima, partendo da quello che riguarda l'adozione dei modelli, eccetera, ha la richiesta di essere accountability, quindi di poter dimostrare, questo è sicuramente un indirizzo che da qualche anno hanno preso anche le sentenze della Cassazione, cioè essere in grado di dimostrare come RSP, come datore di lavoro, di esserti posto il problema e aver cercato una soluzione. E stessa cosa per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione rispetto ai dati. Ti ripasso la parola. Perfetto, ecco, lei vi ha dato giustamente anche sotto il profilo pratico un'indicazione di cosa fare in pratica appunto per essere in grado di dimostrare appunto questa sorta di accountability, che quindi vale anche nell'ambito della sicurezza in ambito lavorativo. In ambito della data protection invece come si fa all'atto pratico a dare dimostrazione di essere stati accountable e quindi compliant al GDPR? Si crea di fatto un fascicolo dell'accountability, ovviamente può essere cartaceo, può essere digitale, può essere in entrambe le versioni, ogni organizzazione decide di adottare il metodo ritiene più adatto, all'interno del quale verranno fatti confluire tutti i documenti che sono stati predisposti proprio per la gestione dei trattamenti. Documentazione che bisognerà, attenzione, avere cura di revisionare e aggiornare, sempre come diceva Chiara, che succede anche nell'altra materia della quale ci stiamo occupando, diciamo, su due binari, che sono due binari diversi, che però comunque scorrono paralleli. Quindi sempre revisionate, sempre aggiornate, registro dei trattamenti, questo è specifico della data protection, i contratti, gli accordi, i negozi con i responsabili del trattamento, le nomine degli autorizzati o incaricati o designati, vedremo che possiamo chiamarli in diversi modi, ma insomma l'etichetta formale conta poco, quello che conta è la sostanza, le policies, che sono uno strumento particolarmente utile ai fini della dimostrazione dell'accountable, l'attestazione della formazione professionale che il titolare del trattamento deve somministrare a tutti coloro che effettuano trattamenti sui dati personali, e poi, questo mi piace sempre inserirlo, anche le notule dei professionisti, perché spesso le strutture giustamente si avvalgono di specialisti di questa materia, ovviamente sottoponendo loro quesiti, sia di ordine generale o magari per casi specifici che si possono presentare
strada facendo, e quindi anche questo è un fattore che conduce a, a poter fornire una prova, una piena prova del, delle accountability. Passiamo ai, agli altri due principi. Se ricordate all'inizio quando vi dicevo quali erano, no, i principi che il GDPR ha introdotto rispetto alla vecchia normativa, che poi, attenzione, non è stata completamente abolita, il codice privacy esiste ancora, è stato modificato, in gran parte abrogato, ma vi sono comunque alcune norme che sono attualmente in vigore e che vanno lette anche in combinato disposto con quelle del, del GDPR. Questi sono concetti molto complessi. Io ho cercato di semplificarveli il più possibile, giusto per darvi un'idea. Cosa significa la privacy by design? Privacy by design significa garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione. Nel concetto di protezione è primario l'aspetto della minimizzazione dei dati. Che cosa significa? Significa che bisogna trattare il minor numero di dati possibile, il che equivale a dire bisogna trattare solo ed esclusivamente quei dati che servono per raggiungere le finalità cui tende quel determinato trattamento e non altri. Diciamo, si fa spesso riferimento alle cosiddette design strategy, che sono sostanzialmente 8 divise per settori. Ci sono 4 strategie orientate ai dati, 4 orientate ai processi. Io ve le ho elencate. Strategie orientate ai dati, quindi minimizzazione. Nascondimento, che cosa significa nascondimento? Significa semplicemente che se anche si hanno determinati dati personali che sono ultronei rispetto al trattamento, questi devono essere oscurati, non devono essere resi accessibili. Separazione vuol dire che io magari ho una serie di dati in relazione ai quali effettuo più trattamenti. Non tutti i dati oggetto dei singoli trattamenti debbono essere conservati insieme, ma devono ad esempio essere conservati in due database separati, cioè un database contenente i dati di un trattamento, un database contenente i dati di un altro trattamento con altre finalità. Separazione più o meno, questa è una cosa un po' più tecnica, ma più o meno ha lo stesso scopo del, diciamo, del nascondimento, e l'aggregazione invece c'è, cioè quando le finalità di un trattamento possono essere conseguite utilizzando dei dati aggregati, allora è bene utilizzarli così e non singolarmente in chiaro. Strategie orientate ai processi, ecco, forse qui è un po' più immediato da, da comprendere, quindi informazione, controllo, rafforzamento e dimostrazione, cioè sono tutti diciamo elementi che devono concorrere nella predisposizione di un sistema informativo volto all'esecuzione di un trattamento di dati. Scusate, non so perché è partita questa animazione che non è voluta. Aiutami, Chiara. Ok, ce l'ho fatta. Allora, abbiamo visto la privacy by design, privacy by default. Privacy by default è la protezione dei dati per impostazione predefinita. Allora, per rendere un po' più chiaro il concetto, la privacy by design è una sorta di protezione preventiva al trattamento, quindi in un momento in cui ancora si sta semplicemente pensando a un trattamento, quali sono le sue finalità e a come effettuarlo. Si predispone il sistema informativo che effettuerà questo trattamento dalla prima operazione, che è ovviamente quella di raccolta, fino all'ultima, che è quella di cancellazione o anonimizzazione del dato. Questo sistema informativo, così progettato secondo i parametri che vi ho indicato prima, consentirà
all'atto del trattamento, quindi all'atto dell'esecuzione, dell'effettuazione del trattamento, di effettuare un trattamento compliant al GDPR. Ho sentito c'è no, secondo me forse è stato un aperto. Sì, esatto, un microfono. Il terzo principio di cui vi ho detto all'inizio è quello basato sul rischio. Ora non ci addentreremo perché ovviamente il tempo tiranno sull'andare a indagare che cos'è il concetto di rischio. Io qui nelle slide l'ho indicato, ma voi tutti diciamo, direi che avete abbastanza dimestichezza con questo concetto. Quindi andiamo a contestualizzare il concetto di rischio in ambito privacy. Chiaramente dobbiamo vedere i due riflessi, no? I due ambiti. Quando c'è un rischio si va a vedere chi è il soggetto interessato da questo rischio e qual è il contesto di riferimento. In ambito data protection, quindi, vediamo che il soggetto di interesse è rappresentato dai diritti e dalle libertà fondamentali delle persone fisiche, che ovviamente a cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento, e il contesto di riferimento è il trattamento dei dati personali. Molto chiaramente questo è stato anche espresso, io l'ho riportato dal WP29, il Working Party 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati, che ha proprio descritto, come vedete riportato nella slide, quello che è il rischio in ambito privacy. Ecco, macroscopicamente parlando, ok? Quindi proprio molto, molto, molto genericamente, come si fa a calcolare il rischio? Cioè, per avere un approccio basato sul rischio, ovviamente bisognerà fare un risk assessment, no? Bisognerà andare a valutare quello che è il rischio presentato dal trattamento che il titolare vuole fare. Come si fa? Si prendono in esame questi macro elementi, l'origine dei dati oggetto di trattamento, la loro natura, la probabilità di verificazione dell'evento di danno, la gravità dell'evento di danno qualora effettivamente si verifichi e la sua verificazione, quale impatto abbia sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato. Ecco, la sommatoria di tutti questi elementi ci dà il rischio. Vedremo poi più avanti, quando parleremo brevemente di valutazione di impatto, come si fa a fare questa valutazione di impatto del rischio e come si fa ad andare a quantificare diciamo questo rischio, perché ovviamente, cioè, in base al risultato si avranno poi delle azioni differenti. Ecco, ovviamente questi concetti di cui hai parlato tu, Stefania, adesso, quindi la valutazione di impatto, la valutazione sul rischio, eccetera, sono tutti concetti ampiamente condivisi dalla normativa sulla sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro. Io qua ho riportato l'articolo 2, lettera Q, quindi la definizione di cos'è la valutazione dei rischi ai sensi dell'81, valutazione globale documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione, elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. E se togliamo i concetti di salute e sicurezza, in realtà non ci allontaniamo affatto da quello che hai detto tu rispetto ai concetti per addivenire al risk assessment, per fare il risk assessment e valutare quali sono i rischi all'interno della mia organizzazione. Organizzazione dal punto di vista della tutela del dato o della tutela delle persone, della salvaguardia delle persone. L'unica differenza rispetto a quello che hai detto tu prima è l'impatto che, per quanto riguarda la privacy, è sulla libertà, i diritti e le libertà fondamentali, quindi il diritto alla riservatezza e i diritti di cui ci hai parlato fino adesso. Sotto il profilo della sicurezza sul lavoro abbiamo comunque da valutare l'origine del rischio, la natura, la probabilità di accadimento dell'evento, la gravità,
tutta questa somma di elementi ci porta alla valutazione dei rischi, che come definizione è questa riportata e come oggetto inizia a darci qualche spunto di riflessione dal punto di vista privacy, sicurezza del dato. Perché? Perché questo è l'articolo 28 dell'81 del 2008 che dice, attenzione, che la valutazione del rischio deve riguardare anche i rischi che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale. Chi è che collabora alla valutazione del rischio insieme al datore di lavoro, che è ovviamente l'unico responsabile per la valutazione del rischio? Il responsabile del servizio prevenzione e protezione, che si deve occupare insieme al datore di lavoro di fare la valutazione del rischio. Questo cosa significa? Che il responsabile del servizio prevenzione e protezione e il datore di lavoro, insieme ad altre figure che poi vedremo tra poco, sono le due figure principali che si occuperanno, che verranno in contatto con quelle che sono definite categorie particolari di dati personali. Perché? Perché in questa slide abbiamo inserito, abbiamo cercato di estrapolare dal concetto dell'oggetto di valutazione del rischio alcuni dati che effettivamente sono dati particolari personali. Perché? Perché quando parliamo per esempio di lavoratrici in stato di gravidanza, in quel momento un datore di lavoro, un RSVP, viene a conoscenza dei dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale dei lavoratori. Quando si parla di differenze di genere, provenienza da altri paesi, parliamo di origine razziale e etnica. Quando parliamo, possiamo anche parlare di opinioni politiche. E adesso con tutti gli aspetti legati alla pandemia, quindi alla tutela dal rischio Covid-2019, possiamo anche occuparci, venire a conoscenza come azienda di convenzioni religiose e filosofiche, ovviamente allargato molto il concetto, ma in teoria un soggetto contrario a una vaccinazione potrebbe essere contrario alla vaccinazione anche per convinzioni religiose. Abbiamo visto tutto sommato allargato, sì, con i testimoni di Geova recentemente, se non sbaglio, a Bologna, se non sbaglio, sì, addirittura, sì, Bologna. E concezioni filosofiche, eccetera. Sicuramente un RSVP è a conoscenza dell'appartenenza sindacale di alcuni lavoratori o può venirne a conoscenza. E sicuramente nel momento in cui collabora, come deve fare, col datore di lavoro e con il medico competente, viene a conoscenza dei dati relativi alla salute o può venire a conoscenza dei dati relativi alla salute. Riprenderemo questo concetto di valutazione del rischio e di tutte le categorie particolari di dati di cui i soggetti che fanno parte dell'organigramma della sicurezza vengono a conoscenza e che quindi devono gestire in maniera corretta. Vedremo tra poco come dovranno gestirli, però già da questo primo da questa prima slide che fa il punto su quali sono, in modo diciamo per ora ancora generico, quali sono i dati con cui un RSVP, un datore di lavoro, un dirigente, un medico competente si trova a lavorare tutti i giorni, perché sono dati, sono informazioni, diciamo che sono informazioni che poi diventano dati personali e che quindi devono essere trattati in una certa maniera, sotto l'aspetto privacy sicuramente. Posso fare un inciso brevissimo? Ecco, questo giusto per semplificarvi un attimo la vita. Correttamente Chiara ha indicato questa tipologia di dati che vedete nell'ovale in basso alla slide come categorie particolari di dati personali. Sono quelli previsti dall'articolo 9 del GDPR che definisce proprio così categorie particolari dati personali. Semplifichiamoci la vita, sono quelli che nel codice privacy erano i dati sensibili e che a me piace continuare ancora a chiamare così, perché sensibili restano e poi perché è anche un po' più agevole, diciamo, nell'ambito del discorso categorie particolari, esatto, di dati personali, cioè non si finisce più. Ecco, sono i dati sensibili, ok? Allora,
Niente, mi tengo la parola allora perché vi vado a spendere due parole sulla valutazione d'impatto cui vi ho fatto cenno prima. L'articolo 35 del GDPR disciplina la valutazione d'impatto, noi non andremo a vedere come vi ho anticipato tutti gli aspetti, giusto per capire che cos'è più o meno, come viene strutturata. Ovviamente, prima di tutto, qual è lo scopo della valutazione d'impatto? È quella di andare a quantificare, misurare il rischio per i dati, per la tutela dei dati personali oggetto di trattamento. Quindi, ovviamente, si cerca di andare a individuare quelle fattispecie che presentano un rischio elevato, facendo bene attenzione a tenere presente che il concetto di rischio deve sempre essere associato non al titolare del trattamento, bensì agli interessati, cioè a coloro che diciamo, sono i proprietari, detto impropriamente, consentitemelo, dei dati personali oggetto di trattamento. Come all'atto pratico viene svolta una DPA? Allora, DPA, scusate, è l'acronimo di Data Protection Impact Assessment. Viene chiamata normalmente DPIA, è la valutazione d'impatto. Si parte ovviamente da una fase preliminare dove viene fatta una disamina del contesto o dei contesti dei vari trattamenti, l'esposizione ai relativi rischi, quali sono le misure adottate relativamente a quel trattamento e eventualmente una prospettazione di ulteriori misure di sicurezza da implementare, la mappatura globale dei rischi per quanto riguarda diciamo tutte le parti coinvolte all'interno della struttura organizzativa del titolare trattamento nel trattamento e quelli che sono i piani di azione predisposti per mitigare ciascuno dei rischi che sono stati individuati. Questo è lo schemino che normalmente viene utilizzato quando si effettua una valutazione di impatto. Vedete, questi sostanzialmente sono i gradi di rischio, cioè un rischio zero, un rischio basso, un rischio medio e un rischio alto. Un rischio alto può comportare ulteriori attività che adesso non andiamo a vedere, eventualmente una consultazione preventiva al garante. Ma ecco, come detto, ve l'ho accennato così, un rischio zero ovviamente significherà ok, un rischio accettabile, idem. Il medio, insomma, probabilmente richiederà diciamo una revisione della valutazione di impatto che conduca all'individuazione di ulteriori misure di sicurezza da implementare al fine di portare diciamo quel rischio dalla categoria media almeno a una categoria bassa. Che cosa si intende all'atto pratico per un rischio elevato? Questo ce lo dice lo stesso GDPR, né considerando che sono preliminari, diciamo, al vero e proprio corpo normativo. Vari danno fisico, materiale, immateriale, su cui ci sono tanti esempi, l'essere privati di diritti e loro libertà, vedete quanto può aver attinenza con quello che diceva prima Chiara, anche riguardo ai dati che rivelano l'appartenenza religiosa oppure opinioni filosofiche, appartenenza sindacale, eccetera, eccetera. Qualora venga impedito l'esercizio del controllo all'interessato e quindi al lavoratore sui propri dati personali. Persone vulnerabili, il considerando qui indica in particolare i minori, ma pensiamo ad esempio a tutte le persone affette da disabilità nell'ambito ovviamente del contesto lavorativo. Dati sensibili o dati giudiziari, articolo 9 e 10 del GDPR. E poi insomma altri sui quali adesso soprassediamo. Ecco, un'indicazione utile è questa. Per
aiutare gli addetti ai lavori, sono resi disponibili diversi tool, tra cui uno anche da parte del Garante della Protezione dei Dati Personali, questo è il link, dove praticamente cioè, si apre proprio, è un vero e proprio tool, si apre una maschera, diciamo, dove vengono formulate tutta una serie di domande alle quali chi si appresta a fare la valutazione d'impatto deve rispondere, ovviamente si va per step e al termine, alla conclusione, ovviamente cioè, ci sarà l'indicazione da parte del sistema del grado di rischio. Poi ce ne sono fatti dal NIL, ce ne sono fatti dall'ENISA, cioè, insomma ce ne sono vari. Comunque questo è quello predisposto dal garante italiano. Quando non è necessaria, ecco, di tutte le varie ipotesi, quella che a noi interessa è sicuramente quando un trattamento deve essere effettuato per un obbligo legale. Allora voi giustamente potrete legittimamente domandarmi, ma allora perché ce ne ha parlato fino ad adesso se tanto noi saremmo esentati, perché ovviamente abbiamo un obbligo legale di trattare questi dati? Perché la valutazione d'impatto è uno strumento molto flessibile che può essere utilizzato, anzi è bene che è consigliabile che venga utilizzato quando si va a fare la valutazione della correttezza, dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai rischi che presentano i trattamenti. Quindi strumento obbligatorio in determinati casi, strumento assolutamente indispensabile per l'adeguatezza che è prescritta dalla norma, delle misure da adottare. Perché adeguatezza, cioè questa adeguatezza delle misure in che cosa consiste? Consiste sostanzialmente nel rispettare al lato dell'effettuazione di un trattamento di dati personali questi due principi, principio di necessità e principio di proporzionalità. Principio di necessità che si declina nel praticamente nella sua indispensabilità in relazione al perseguimento, cioè delle finalità che si pone il titolare del trattamento. Proporzionalità era un po' legato al concetto, diciamo questo è il genus del concetto di minimizzazione, quindi è un principio diciamo molto vasto, possono essere raccolti e trattati solamente i dati pertinenti a quelle che sono le finalità del trattamento. Quindi tutto questo va... Tutte queste nozioni, no, che io vi sto nocciolando una dietro l'altra, sono ricondotte a quel terzo principio che all'inizio abbiamo detto essere stato introdotto dal GDPR. Il primo, l'accountability, se ricordate ve li ripeto così vi rendo un po' più facile la comprensione. Il secondo, i principi di privacy by design e by default. E il terzo, il risk-based approach. Della valutazione d'impatto ne abbiamo appena parlato, adesso diciamo brevissimamente qualcosa sulle misure di sicurezza. Misure di sicurezza che vedete proprio cambio di approccio rispetto al codice privacy. All'articolo 32 non viene neanche titolato misure di sicurezza, bensì, come potete vedere, sicurezza del trattamento. Tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento, dice la norma, come anche del rischio di varia probabilità e gravità del trattamento, si mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Prosegue la norma dando un'indicazione di alcune misure di sicurezza, ma che attenzione, sono meramente esplicative e non esaustive, quindi pseudonimizzazione, cifratura dei dati, capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati attraverso ovviamente la dotazione diciamo della caratteristica della resilienza al sistema informativo utilizzato, capacità di ripristino il più tempestivo possibile
della disponibilità e dell'accesso ai dati. Pensate al caso di un incidente di sicurezza, che può essere un incidente fisico, come può essere anche invece un problema invece squisitamente, ad esempio, virale, un cyberattacco, un ransomware, del quale, ad esempio, abbiamo tutti sentito parlare ultimamente. Procedure per testare, verificare e valutare, che qui ce ne sarebbero tante. Adesso qui non entriamo nel particolare a vedere che cosa si intende per pseudonimizzazione, che cosa si intende, scusate perché viene questa strana animazione non okay. voluta, comunque non entriamo comunque nel... diciamo nello specifico. Vi indico solo per darvi un'idea, a conferma di quanto vi ho detto, che quelle indicate dall'articolo 32 non sono altro che un'esemplificazione. Ecco, altre misure di sicurezza non indicate dalla norma, ma che tali sono e devono essere adottate, sono ad esempio la gestione dei file di log, la diversificazione dei privilegi di accesso, l'adozione, che sembra banale ma attenzione non lo è, di antivirus e di firewall, la predisposizione di una rete sicura all'interno dell'organizzazione, l'effettuazione dei backup nelle tre modalità in cui si possono fare, ma questo è fondamentale proprio per garantire il ripristino dei dati in caso appunto di incidente fisico o logico, come vi dicevo prima. E poi tutta una serie di altri disaster recover, che è una policy sostanzialmente, penetration test, che sono dei test che vengono fatti per valutare le vulnerabilità dei sistemi informativi dell'organizzazione, l'informazione e la formazione del personale, che è una vera e propria misura di sicurezza ex articolo 32 del GDPR, di cui poi nell'ambito parallelo vi parlerà poi anche Chiara, e rendicontazione, insomma, a titolo di esempio. Questo ve l'avevo già accennato prima, quindi codici di condotta, meccanismo di certificazione, e con questo chiudo la carrellata, diciamo, sulle misure di sicurezza per andare a dire qui invece veramente nello specifico che cosa si intende per trattamento. In realtà è una nozione molto 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 ampia. Vedete nella slide trascritto proprio quanto recitato nella norma. All'articolo 4, paragrafo 2 del GDPR, si trova la definizione di trattamento. E voi vedete che si effettua un trattamento di dati tutte le volte che si realizza la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Manca il fiato praticamente a dirle tutte. Questo per darvi idea di come sia ampio il concetto di trattamento. Ogni qualvolta noi facciamo una di queste operazioni, che sono indicate proprio per renderne più immediata la percezione in colore rosso, ecco, noi effettuiamo un trattamento di dati. E a questo punto il dubbio è... Esatto. Il dubbio, la certezza in realtà è l'RSVP tratta dei dati in azienda. Qualcuno che faccia parte dell'organigramma della sicurezza, quindi partendo dall'RSVP, ovviamente coinvolgendo anche datori di lavoro, dirigenti e le altre figure che si occupano di sicurezza sul lavoro. C'è un trattamento dei dati. Qua partiamo, sentenza della Cassazione penale, dove conferma la Cassazione di che cosa si occupi l'RSVP in particolare. Ha una funzione di supporto informativo, valutativo, programmatico, svolge un ruolo di consulenza. Quindi come ruolo di consulenza la domanda è proprio questa, tratta dei dati. Perché? Perché la Cassazione dice è destinatario di obblighi giuridici ed è una parte imprescindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative compiute dal datore di lavoro. Ora il punto è, l'RSVP in particolare
si occupa di raccogliere, registrare, organizzare, modificare dati, estrarli, usarli, comunicarli, cancellarli, distrarli, può distruggerli, può in qualche modo occuparsi del trattamento dei dati. Da una parte il compito dell'RSPP è quello di tutelare l'integrità dei lavoratori e dei terzi che in qualche modo accedano o gravitino intorno all'azienda. E abbiamo detto che quindi l'RSPP in sé si deve occupare della sicurezza dell'incolumità. Tra sicurezza e incolumità rientrano sicuramente la sicurezza e l'incolumità della persona fisica, ma anche, possiamo dirlo, tutela e protezione dei dati personali. Ha rapporti col medico competente? Certamente sì. Ha a che fare, prende visione con dei dati sanitari? Sicuramente sì. E sappiamo che il medico competente ha un ruolo certamente centrale all'interno della privacy in generale, della gestione del dato. Sappiamo che il medico competente emette per esempio dei giudizi di idoneità sui lavoratori e i dati sanitari hanno sicuramente il carattere famoso sensibile di cui parlavamo prima e quindi deve essere data garanzia a questi dati. E, nei confronti di chi? Dell'interessato al trattamento, quindi interessato al trattamento che è il lavoratore che fornisce dati a chi? Al proprio datore di lavoro, al medico competente, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione? Certamente sì. Questi dati arrivano a un certo punto anche nelle mani dell'RSPP piuttosto che di altre figure e quindi possiamo dire certamente che queste figure trattino dei dati personali. E trattano dei dati personali e di conseguenza possono assumere un ruolo rilevante anche all'interno del cosiddetto organigramma privacy o comunque della tutela, gestione, tutela del dato. E, abbiamo fatto cenno qua al ruolo condiviso in parte tra RSP e medico competente, quindi se siano titolari, contitolari del dato, poi magari approfondiremo se ci sarà tempo questo aspetto. E qua vi abbiamo riportato i compiti del servizio di prevenzione e protezione e qua iniziamo già a ulteriormente dettagliare quali sono i ruoli, i compiti e le responsabilità anche per il trattamento. Prima Stefania aveva parlato delle misure di sicurezza ex articolo 32 del GDPR. Uno dei compiti del servizio di prevenzione e protezione è quello di proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Anche qua proporre piani, per esempio, anche a seconda delle differenze linguistiche dei lavoratori. E anche qua differenza linguistica può rivelare comunque un'origine razziale, etnica, quello che avevamo visto prima. Sicuramente conoscenza dell'organizzazione aziendale può voler dire conoscenza del dato personale, nome, cognome, data, residenza, codice fiscale del lavoratore. Altro aspetto delicatissimo è la partecipazione dell'RSPP alla riunione periodica di cui all'articolo 35 dell'81 del 2008. Perché la riunione ex articolo 35 è quella in cui viene a conoscenza, si condividono per esempio i risultati dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, dati sanitari, i risultati della sorveglianza sanitaria, anche qua con la collaborazione del medico competente. Ancora, programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Quindi sicuramente sotto questo aspetto anche il responsabile del servizio prevenzione e protezione, perché questo è il nostro focus, ovviamente parlo del responsabile del servizio prevenzione e protezione non perché sia l'unico o il soggetto maggiormente coinvolto, perché questo non è sicuramente, ma non possiamo certamente dire da una parte che l'RSP non tratti i dati e quindi che non possa avere delle responsabilità o che non debba avere delle responsabilità sotto il profilo proprio della tutela del dato. Ho riportato qua ancora il concetto dell'oggetto della valutazione del rischio proprio perché alla luce di quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè trattamento dei dati, tratta dati, legge, li vede, li tratta, li modifica, li distrugge, li condivide, sì. Quali sono i dati? Quelli di cui parlavamo prima, perché sono comunque, quando per esempio si parla di stress lavoro correlato, quindi di situazione di salute, di differenze di genere, età, per esempio può venire anche a conoscenza, come dicevi prima tu, deve venire a conoscenza della condizione di disabilità per organizzare, per esempio, le emergenze in maniera consona rispetto alla situazione di salute di un lavoratore o di più lavoratori, ecco, in quel momento sicuramente viene a conoscenza e tratta dei dati
che devono essere gestiti in maniera adeguata anche sotto il profilo del GDPR, questo sicuramente. Quindi possiamo parlare di dati particolari? Sì. Quali sono i dati particolari? Questi, tutti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, stato di gravidanza, differenze di genere, provenienza, tipologia contrattuale, anche l'appartenenza al sindacato sicuramente e genericamente lo stato di salute. Qua c'è un, diciamo, sono una serie di suggerimenti su quelli che possono essere i dati di cui, con cui viene a contatto quotidianamente, più volte al giorno magari l'RSVP, perché? Perché abbiamo detto l'appartenenza al sindacato sicuramente sì, è coinvolto l'RSVP nelle denunce di infortunio, sì, vede quindi certificati del pronto soccorso, referti, sì, sicuramente, gestisce o può collaborare alla gestione delle malattie professionali, sì, viene a conoscenza della situazione vaccinale per quanto riguarda per esempio il Covid e gli ultra cinquantenni, sì, può venirne a conoscenza in base proprio alla norma, all'ultima norma sul Covid. Si confronta col medico competente, con l'RLS, sì, ha a che fare con la documentazione, col documento di valutazione del rischio e per esempio può venire a conoscenza di disabilità che possano in qualche modo coinvolgere l'ambiente di lavoro. Si occupa di protocolli ed è coinvolto nel comitato Covid-19, sì, gestisce dal punto di vista aziendale per esempio le positività e quindi l'isolamento del lavoratore che è trovato positivo al Covid in azienda o comunque ha dei sintomi Covid correlati, sì, si occupa, viene a conoscenza dello stato di salute dei lavoratori, sì, tra l'altro l'81 specifica dettagliatamente che datore di lavoro e dirigenti debbano tenere in considerazione capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto alla salute, quindi è pacifico che si debba passare attraverso questa verifica con specialisti, consulenti, cioè medico competente e RSVP, proprio per affrontare anche le condizioni, per far lavorare le persone in maniera sicura e quindi tutelare la loro salute e sicurezza, ma in questo caso sicuramente viene a conoscenza e tratta, può trattare questo genere di dati. Ti riporto e passo la parola dopo. Ecco, questa... velocissimamente, allora, una carrellata su quelli che sono i principi che nel nostro caso l'RSPP deve applicare tutte le volte che si trova ad avere a che fare con tutti questi dati di cui gli esempi vi ha appena portato Chiara. Principio di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, ne abbiamo già parlato, esattezza, nel senso che i dati devono essere corretti, limitazione della conservazione, non possono essere ovviamente conservati sine die, ma ci deve essere un termine, integrità, disponibilità e riservatezza. Non mi soffermo oltre, ovviamente per ciascuno di questi principi ci sarebbe molto da dire, ma non è questo il... diciamo, non è questa la sede. Un accenno alle basi giuridiche del trattamento. Ovviamente ogni trattamento di dati personali per essere legittimo deve avere delle basi giuridiche. Queste basi giuridiche sono elencate nell'articolo 6 del GDPR, ma a noi interessa solo sapere che nel caso dell'RSVP la base giuridica, quindi che legittima e rende lecito il trattamento dei dati personali, è quella di cui, scusate, torno indietro, ma che sono, ecco, per errore ero andata avanti, di cui all'articolo 6, lettera C, paragrafo 1, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale. L'obbligo legale è la base giuridica che rende legittimo e lecito il trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte dell'RSVP. Gli altri non stiamo a guardarli, il legittimo interesse del titolare neanche, perché non ci interessa più di tanto, e veniamo quindi al focus proprio di questo webinar, e cioè cerchiamo di capire quale ruolo privacy possa configurarsi in capo all'RSVP. Stefania, se posso interromperti, giusto, perché visto che stai iniziando a toccare il tema, come dicevi tu, un po' principale dell'incontro, volevo provare
a sottoporvi un paio di domande che secondo me sono già nelle slide a cui tu proietterai, però ecco, magari farci un passaggio, nel senso che secondo me dal tipo di domande che sono state fatte è molto importante il tema della distinzione tra, io uso i termini come arrivano, perché sai che non sono esperto di privacy, quindi non mi insultare se dico delle stupidaggini, titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, quindi distinguere tra queste figure, il tema dell'RSVP esterno rispetto all'RSVP interno e quindi a livello di tipo di trattamento del dato. E quindi il ruolo del medico competente, che è molto interessante, quindi se sia un contitolare del trattamento, così questa è la domanda che è stata fatta. E poi, se non sbaglio, ecco, eventuali conflitti e incompatibili tra la figura dell'RSVP e quella del DPO. Mi sembra che siano tutte domande che sono di fatto già contenute nelle tue slide, però te le sottopongo giusto perché così magari tu possa avere un focus ancora più specifico rispetto a quello che... Ti ringrazio. Medico competente, magari dal medico competente, esatto, rispondo subito, nel senso che è stato dichiarato titolare del trattamento, è titolare autonomo del trattamento, si è espresso anche il garante della privacy in questo senso, quindi è titolare. Per quanto concerne una eventuale contitolarità del trattamento tra medico competente e RSVP, che è stata in qualche caso isolato di dottrina, un attimo paventata, diciamo, possiamo anticipare che la risposta tendenzialmente è no. Perché? Perché andiamo a vedere chi è il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento. Attenzione, sembra molto facile così, in realtà si potrebbe parlare per delle ore su che cosa il legislatore europeo abbia inteso per finalità e mezzi del trattamento. Io ho sintetizzato, le finalità sono il perché si fa quel trattamento, i mezzi sono il come si fa quel trattamento, ed è importante discernere all'interno dei mezzi tra quelli essenziali, che ovviamente cioè sono di appannaggio esclusivo del titolare, e quelli non essenziali invece, in relazione ai quali anche la figura del responsabile del trattamento può esercitare un certo grado di autonomia. Ecco perché, chiarito questo, si spiega come sia veramente difficile andare a ipotizzare una contitolarità del medico competente con l'RSVP. E allo stesso tempo, quando si parla di finalità e di mezzi, possiamo già in parte, direi, escludere la possibilità per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di essere titolare del trattamento, perché anche se hai già detto che finalità, i concetti di finalità e mezzi di trattamento sono sicuramente molto ampi, però il perché e i mezzi attraverso cui si arriva a decidere, a stabilire il trattamento del dato, non fanno parte del ruolo dell'RSVP, esatto. Direi né interno né esterno. Tra poco, no. Tra l'altro risponderemo alla domanda, Francesco, che ci hai anticipato, e sicuramente è più ruolo da datore di lavoro quello del titolare del trattamento. Quindi qua sì. Possiamo già anticipare che dobbiamo andare a occuparci di un altro ruolo, diciamo l'RSVP al massimo ricopre altro ruolo diverso. Esatto, e difatti adesso andremo a esaminare, ecco qui con titolare del trattamento, ma già lo abbiamo affrontato. Parliamo del responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è colui che tratta i dati personali per conto del titolare. L'articolo 28 del GDPR disciplina, norma in maniera molto specifica quello che deve essere il rapporto tra il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento. Innanzitutto il responsabile del trattamento deve essere un soggetto che presenta delle garanzie sufficienti per mettere in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate. Misure di sicurezza, articolo 32, che abbiamo visto prima. Al paragrafo 3, l'articolo 28 ci dice che che il rapporto tra responsabile del trattamento e titolare deve essere disciplinato da un contratto o altro atto giuridico
e ci indica esattamente quello che deve essere il contenuto oggetto di normazione pattizia da parte di queste due figure. Ancora, vedete, poi saranno rese disponibili queste slide, quindi potrete andarla a leggere. Adesso il tempo stringe, quindi io non mi dilungo. Però è importante questo perché adesso non c'entra niente con questa slide. Vado a rispondere al vaso di Pandora che ha scoperchiato Francesco, responsabile esterno, responsabile interno. Perché ci sono tanti RSPP, mi confermi Chiara, che sono esterni, sono consulenti esterni all'azienda, ma ce ne sono anche tanti. Vado alla slide, così intanto ce l'hai sì, sì, grazie. Ma che sono anche interni, ok? Allora, è possibile avere un responsabile del trattamento interno al quale si applica la disciplina prevista dall'articolo 28 per i responsabili del trattamento? Allora, qui le opinioni in dottrina sono contrastanti. Io prediligo quella che dà una risposta assolutamente affermativa, molto sinteticamente, prima di tutto perché l'articolo 28, la lettera dell'articolo 28 non va a dare indicazioni sul fatto che il responsabile del trattamento sia interno o esterno. Quindi già il fatto che non indichi espressamente che sia esterno ammette, a mio modo di interpretare la lettera della norma, che possa essere anche interno, ma non soltanto mio, di dottrina molto più autorevole. Il fatto che chi dice che non è possibile dice perché altrimenti perché un contratto che disciplini. Vabbè, che cosa significa questo? È chiaro che il datore di lavoro può nell'attribuire determinate mansioni utilizzare diversi strumenti che sono similari a un contratto, infatti la norma dice anche o altri atti giuridici, pensiamo a un ordine di servizio semplicemente, oppure pensiamo a incarichi particolari con istruzioni e eventualmente autorizzazioni, potere di delega, potere di firma, eccetera, eccetera. E poi non in ultimo a confermare la possibilità che responsabile del trattamento possa essere anche interno, vi è una decisione della Commissione europea riguardo al regolamento 45 del 2001 che riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni europee, il quale specificamente, espressamente fa riferimento alla presenza di responsabili del trattamento interni e quindi, per concludere, se a livello di istituzioni unioniste è espressamente prevista la figura del responsabile del trattamento interno, non si vede per quale ragione alla luce del GDPR non lo debba essere. Scusate la velocità della no, no, concisione no. della risposta, però quindi questo sotto spero. Il profilo responsabile del trattamento RSP, quindi il ruolo che può avere il responsabile. Dopodiché però invece parliamo degli autorizzati a questo punto. Ecco, esatto, parliamo degli autorizzati. Perché è un'altra possibilità per esatto, quello che vi dicevo all'inizio, autorizzati, incaricati, designati, sostanzialmente non abbiamo all'interno del GDPR una definizione, ma la si va a trarre il contenuto che va a identificare questa figura dagli articoli che io vi ho evidenziati, che tutto sommato rinviano a quelli che erano gli incaricati del codice privacy. L'incaricato come si differenzia da responsabile del trattamento? Si differenzia sostanzialmente perché è colui che effettua delle operazioni di trattamento, solo e soltanto quelle che sono state che gli sono state indicate dal titolare del trattamento, secondo le istruzioni, e non ha alcun margine di autonomia nell'effettuazione dei trattamenti. Questa ve l'ho già sostanzialmente detta. È obbligatoria una nomina dell'autorizzato? Sì, no, ci sono due teorie, prevalente ovviamente quella affermativa perché
innanzitutto ai fini dell'accountability, ovviamente, una nomina, se noi andiamo a vedere che cosa contiene, vediamo, a parte le premesse che ci interessano poco perché diciamo, è l'aspetto formale, ecco il contenuto, cioè nella nomina il titolare del trattamento dice cosa e come deve fare nel trattare quelle determinate categorie di dati all'autorizzato, il quale ovviamente, se non vi si attiene strettamente, potrebbe anche essere passibile di sanzioni disciplinari. Ecco che in questo ambito torna il discorso dell'obbligo di formazione e di istruzione, ovviamente continuativo, che è imprescindibile, cioè sia nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro che nell'ambito del trattamento dei dati in ambito lavorativo. Ovviamente come farla a discrezione di ciascuno, cioè l'importante è che venga fatta una formazione corretta e continuativa e che metta in condizioni colui che tratta i dati di adottare, diciamo, tutte queste condotte che non sono altro che condotte diciamo di cautela, no? Che nascono dal buon senso, sono delle best practice queste che vedete elencate qui e niente di più. Quindi alla luce di quello che tu hai detto adesso, sebbene appunto ovviamente siamo andati un po' di corsa, possiamo in questa slide ho riassunto quali sono i punti di contatto e di conseguenza poi magari facciamo qualche ragionamento su quello che può fare un RSVP rispetto ai punti di contatto. Perché? Perché abbiamo detto innanzitutto quali sono i doveri. Rispetto all'81, il dovere è quello di gestire il rischio per i lavoratori, rispetto al GDPR, quello di gestire correttamente il trattamento dei dati. Questo perché? Per evitare delle conseguenze, che possono essere conseguenze sotto il profilo di un evento, quindi un infortunio sul lavoro, possono essere delle conseguenze economiche, che vedremo tra poco come sanzioni, sotto il profilo GDPR. Chi sono i responsabili? Principale responsabile, il datore di lavoro per l'81 e il titolare del trattamento, quindi non l'RSVP, ma il titolare del trattamento che normalmente è il datore di lavoro. E questo perché? Perché esattamente, lo vediamo poi dopo, però intanto ve lo anticipo, come esiste e deve esserci un organigramma della sicurezza, così deve esserci, è opportuno che ci sia un organigramma privacy. Questo perché? Per graduare le responsabilità, perché la massima responsabilità grava in capo al titolare del trattamento, datore di lavoro, e a scendere ci sono altre responsabilità, altri soggetti, tra cui appunto l'RSVP che può essere, abbiamo detto, può ricoprire vari ruoli, non quello di titolare, che deve avere un ambito di lavoro, sapere cosa trattare, avere una nomina, avere una formazione e di conseguenza poi può essere anche coinvolto sotto l'aspetto tutela del dato. Scusami se ti interrompo, certo. Assolutamente sì, perché è vero che la responsabilità principale è in capo al titolare, però se il danno che si è verificato è riconducibile a una mancanza di diligenza o comunque una condotta colposa da parte del responsabile del trattamento, attenzione, perché il titolare del trattamento ha azione di regresso nei confronti del responsabile del trattamento. Non importa che questo sia esterno oppure interno. E tutto sommato assomiglia molto all'azione, non di regresso, perché nella responsabilità penale non si può parlare in questi termini, ma di una responsabilità specifica di dirigente preposto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel caso in cui ci sia stata una responsabilità colposa, una condotta colposa, un'azione, un'omissione colposa che abbia poi condotto all'evento. Quindi in base a chi sia il garante del rischio, perché alla fine i concetti sono gli stessi, certo. Garante del rischio è il titolare, è il responsabile, in base a quello è il garante del rischio, è il datore di lavoro, è l'RSP, è il dirigente, a quel punto graduerò la responsabilità e individuerò anche delle sanzioni, delle responsabilità economiche o dal punto di vista della privazione della libertà personale. Che attenzione, possono essere ovviamente azionate, allora sia sotto il profilo diciamo civilistico / penalistico nei confronti del responsabile del trattamento e anche sotto il profilo invece delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal GDPR. Certo.
documenti, il principale documento per quanto riguarda l'81 è il documento di valutazione del rischio. Per quanto riguarda il GDPR ne abbiamo di più di documenti, esatto, come documenti centrali, ma comunque sono tutti documenti che hanno a che fare con la gestione del rischio, con la valutazione del rischio in termini più generici, e quindi il registro dei trattamenti, tutte le procedure di sicurezza, data breach, designazione dei responsabili e il fascicolo accountability. Questo perché? Perché si deve dar dimostrazione in entrambi i casi, sicurezza dei dati e sicurezza delle persone, dei lavoratori, di essere accountability, cioè di aver valutato, pensato, ragionato e aver posto in essere le misure adeguate per evitare quell'evento, l'evento lesione personale o evento lesione dei diritti di libertà fondamentali, esatto, collegati ai dati personali. Benissimo. Modifiche e formazione, stessa valutazione per quanto riguarda sicurezza e sicurezza del dato, perché comunque è necessario un aggiornamento continuo, una formazione continua e specifica per quanto riguarda le varie figure in funzione anche delle variazioni interne e delle variazioni normative, quindi stesso principio. Per quanto riguarda le responsabilità, le nomine, possiamo dire che comunque è necessario avere delle individuazioni formali sia dal punto di vista della sicurezza, nomina dell'RSP adesso per esempio, nomina dei preposti prevenzionistici addetti all'emergenza, stessa valutazione, quindi stesse nomine, per quanto riguarda per esempio i responsabili incaricati del trattamento. Questo perché? Perché è fondamentale che le persone siano coinvolte, che i soggetti siano coinvolti, sappiano, siano formati per avere un certo approccio col dato, certo, sappiano qual è il loro ruolo dal punto di vista dell'organigramma della privacy e quindi si comportino di conseguenza quando trattano dei dati e quando trattano certe categorie particolari di dati. Esiste l'organigramma di sicurezza e possiamo dire che sia caldamente consigliabile avere anche un organigramma della privacy, questo proprio per formalizzare ruoli e responsabilità e di conseguenza responsabilizzare anche le persone, i soggetti coinvolti, che siano i responsabili, gli incaricati del trattamento, perché comunque il titolare non è, lo ripetiamo, unico responsabile del trattamento del dato. Formazione prevista sempre per le varie figure, quindi formazione specifica, come pensiamo a formazione per preposti e dirigenti prevenzionistici, così dobbiamo pensare a formazione per tutti quelli che sono coinvolti nei trattamenti dei dati. Chi siano le figure coinvolte negli accertamenti sulle eventuali violazioni o sulla conformità, sull'accountability delle aziende, da una parte abbiamo l'ASL per quanto riguarda la sicurezza, dall'altra parte invece abbiamo il garante e la guardia di finanza. Quindi abbiamo figure specificamente formate a loro volta per valutare la rispondenza dei piani, della documentazione aziendale anche rispetto all'impatto privacy, quindi all'impatto della protezione dei dati. Ovviamente sono previste sanzioni per entrambe le eventuali violazioni, quindi violazione della sicurezza e violazione del dato. Nel caso della sicurezza parliamo di multa, ammenda, reclusione o arresto e responsabilità amministrativa dell'ente. Per quanto riguarda il GDPR parliamo di sanzioni pecuniarie, come facevi cenno tu, di cui adesso parleremo. Esatto. Anche in questo caso la funzione della sanzione è quella da una parte deterrente e dall'altra general preventiva, quindi parliamo sempre di un ruolo fondamentale della sanzione proprio perché le aziende, in questo caso i titolari del trattamento, siano coinvolti nella corretta gestione del dato, esattamente come il datore di lavoro è coinvolto e deve essere coinvolto nella corretta gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. Esatto. Concludiamo con le sanzioni. Esatto, velocissimamente, che sono previste, disciplinate dagli articoli 83 seguenti del GDPR, i principi che governano il sistema sanzionatorio sono quelli della effettività, della proporzionalità e della dissuasività delle sanzioni, che vengono inflitte tenendo conto di tutta una serie di criteri, quali la natura, gravità e durata della violazione, il carattere doloso colposo ovviamente della condotta, le misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati, il grado di responsabilità del titolare o del responsabile, perché ricordiamo che entrambi, quindi anche il responsabile del trattamento, figura che viene ricondotta quindi alla figura dell'RSPP, viene ascritta
la figura dell'RSPP e destinatario delle sanzioni tanto quanto il titolare, e poi anche in funzione ovviamente delle categorie di dati, di dati personali trattati e interessati dalla violazione. Ovviamente tanto più grave sarà la violazione quando questa avrà ad oggetto categorie particolari di dati o cosiddetti ex dati sensibili. Ci sono diciamo anche, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, tutta una serie di poteri correttivi che il garante può esercitare, e quindi avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni, ordini, eccetera eccetera, i quali poi se non ottemperati condurranno poi ovviamente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Sanzioni pecuniarie che sono allora molto molto elevate. La norma questo dice: sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore in caso di violazioni degli obblighi previsti di cui all'articolo 83 paragrafo 4. Non li stiamo a elencare adesso, sono alcuni tipi di violazioni. Queste vengono raddoppiate qualora le violazioni interessino invece quelle previste al paragrafo 5 del medesimo articolo 83 che stiamo esaminando, e sono vabbè particolari violazioni, ad esempio mancata tenuta del registro del trattamento, per dirvene una. Non bisogna spaventarsi troppo vedendo questi numeri, nel senso che è chiaro che le sanzioni saranno, qualora vengano inflitte, saranno proporzionate alle dimensioni anche ovviamente dell'organizzazione. E questa direi che intanto è l'ultimo parallelo che possiamo fare, temporalmente intendo dire, sì, con il decreto legislativo 231, quindi le sanzioni previste per quote in base alle condizioni economiche dell'ente, anche in certo. Questo caso ovviamente le quote, o in questo caso le sanzioni pecuniarie amministrative, sono scalettate in base anche... Esatto, abbiamo visto il garante infliggere sanzioni di 1 milione di euro a TIM, a Vodafone, è chiaro che insomma, perché quelle sono compagnie insomma che hanno fatturati che insomma consentono una determinazione della misura, di una misura così elevata della sanzione, che comunque, ultima cosa e qui chiudo, è previsto, come vedete non c'è una forbice edittale, è previsto un massimo edittale ma non un minimo, quindi teoricamente a seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza, il garante potrebbe semplicemente, laddove siano state rilevate delle violazioni, potrebbe anche solo esercitare dei poteri correttivi, cui ovviamente certo. Bisogna poi adeguarsi, ecco. A questo punto, Francesco, so che c'è qualche... magari siamo in chiusura, perché so che c'erano dei tempi anche stretti. Nel frattempo è arrivato anche Francesco Santi, che saluto e ti do la parola tra un minuto. E, ho visto che c'era solo una domanda, se Stefania puoi giusto proprio sì, molto sinteticamente chiudere con questa. Poi ovviamente, come avevamo anticipato, questo era un esperimento per capire anche quello che poteva essere il vostro interesse su questo tema, senza la pretesa di poter essere esaustivi in queste pur molto intense ore che abbiamo trascorso insieme e per cui abbiamo toccato veramente tanti, tanti temi. L'idea poi è quella di dare un seguito con degli approfondimenti molto più specifici per quanto riguarda proprio la figura dell'RSPP in particolare e il suo rapporto con questa normativa. Quindi ci riserviamo poi, anche rispetto ad altre domande che sono arrivate, di riuscirvi a dare una risposta eventualmente in quella sede, se avete piacere di partecipare. Però c'era solo questa domanda a proposito del concetto dell'obbligo di formazione del responsabile del trattamento. Non so se c'era una richiesta di specifica, quindi chiarire meglio in che cosa consiste l'obbligo di formazione del responsabile del trattamento, se puoi Stefania, altrimenti poi... Beh sì, no, velocissimamente, ecco, è molto generale, cioè una risposta diciamo precisa non c'è. È chiaro che il responsabile del trattamento, consapevole del ruolo che esercita, cioè dovrà motu proprio, quindi di sua iniziativa, rendersi parte diligente
e aggiornarsi semplicemente, banalmente, seguendo corsi di formazione in materia di protezione dei dati, magari in particolare, con particolare riguardo alla figura del responsabile del trattamento. Grazie, grazie molte. Prego. Direi che siamo in chiusura, lascio la parola a Francesco che ci ha fatto il piacere di essere presente oggi pomeriggio. Ciao Francesco. Grazie, ciao Francesco, buonasera a tutti, buonasera a Chiara, buonasera a tutti, grazie per... buonasera Stefania, diciamo, io vi ringrazio di questa attività che avete svolto e ringrazio come al solito anche la segreteria che ci supporta sempre. Vedo che ha avuto un bel numero di persone che hanno seguito, vedo che i commenti sono tutti molto molto positivi, molto interessanti e quindi come presidente di AIAS vi ringrazio per questa attività, per la regione che è nata dalla regione Emilia Romagna e come una delle prime direi che abbiamo fatto da quando abbiamo fatto le nuove elezioni, non la prima. E mi scuso di non essere potuto intervenire prima, ma gli impegni di AIAS mi hanno impedito, diciamo, di essere qui presente, anche perché c'erano delle urgenze da gestire. Comunque di nuovo complimenti a tutti, grazie per i contributi, grazie per le attività e avanti così, perché ne abbiamo direi di argomenti da sviluppare e di cose da fare tutti insieme. Bene. Rubo la parola un secondo, io e Chiara abbiamo scorso velocissimamente tutti i messaggi in chat, su quali ovviamente purtroppo non ci possiamo soffermare anche se ci piacerebbe. Abbiamo notato una cosa, che c'è un po' di così dubbio in relazione alle diverse categorie, tipologie di dati, cioè tra dati personali, comuni, dati, categorie particolari di dati o ex sensibili. Ecco, anche questo aspetto che ovviamente è fondamentale sarà oggetto, come vi aveva anticipato sin dall'introduzione Francesco, poi di ulteriori approfondimenti in proposte formative che AIAS metterà a disposizione e che saranno mirate a questo argomento. Dai, organizzeremo. Esatto. Buona. Intanto siamo contenti che questo prima iniziativa, ma primo video forum abbia avuto questo successo e che sia andato tutto bene. Siamo contenti che ci sia stato questo riscontro e ancora grazie a tutti. Grazie Francesco e grazie alla segreteria AIAS per l'organizzazione e soprattutto a Stefania e Chiara per lo studio e il contributo di oggi pomeriggio. E a voi grazie dell'opportunità e dell'attenzione. Esatto.